L'amichevole tra Arezzo e Fiorentina, ultimo test precampionato per i Viola, inizia nel segno del ricordo di Bruno Beatrice e di Narciso Terziani, il presidente più vittorioso amaranto scomparso recentemente. Davanti anche agli occhi di Sanse Cosmi, la prova della Fiorentina è stata un po' compassata e nel primo tempo hanno brillato soprattutto Gerson e De Seric. Proprio da un loro spunto nasce il gol del francese che sblocca la partita. Non particolarmente brillanti, Chiesa e Simeone. Nella ripresa Pioli rovescia la squadra mandando in campo tutta la panchina. Per un fallo di mano di Belvisi arriva il calcio di rigore trasformato da Veretù per il raddoppio viola. L'Arezzo gioca un'ottima prova e nei ribaltamenti di fronte trova spazio. E se Dragowski riesce a respingere su Persano, nulla può sullo stesso attaccante lanciato a rete, che a 9 minuti dalla fine dimezza lo svantaggio. Finisce 2-1 per una Fiorentina che non ha voluto forzare troppo il ritmo, rimandando le cose migliori a domenica sera nel debutto contro il Chievo. Le amichevoli ci servono per capire dove dobbiamo migliorare e cosa stiamo facendo bene, quindi siamo pronti, adesso non ci sono più prove, si inizia a fare sul serio da domenica e penso che arriviamo con una buona base, un'ottima preparazione e un grande lavoro. Quest'anno il livello della Serie A si è alzato, quindi ancora di più rispetto agli altri anni tutte le partite sono difficili. È vero che sono arrivati innesti nuovi, però buona parte della squadra siamo quelli dell'anno scorso, conosciamo come lavora l'allenatore e abbiamo cercato di farlo capire subito ai nuovi che si sono inseriti benissimo. Adesso tutto quello che abbiamo provato, che abbiamo detto, tutto il lavoro che abbiamo fatto è ora di metterlo sul campo. Abbiamo incontrato una squadra che ci ha messo severamente alla corda sotto il profilo fisico nel primo tempo soprattutto e tecnico, perché hanno giocato con gli 11 che partono in campionato, test estremamente severo dove abbiamo retto con grande dignità, con grande senso d'appartenenza. I ragazzi hanno giocato con Tigna, hanno tentato di fraseggiare quando ci hanno concesso di poter fraseggiare, perché come è normale che sia, la partita la comandano loro, però credo che sia un test che ci rafforza. Ecco. Nell'intervallo spunta Carlo Pelagatti, che ha appena firmato un contratto triennale con l'Arezzo, squadra della sua città con la quale aveva fatto tutta la trafila delle giovanili prima di trovare fortuna altrove, un acquisto particolarmente apprezzato dalla curva. Sono giocatori comunque che arrivano dalla B, ci daranno sicuramente una mano, entrano in un gruppo eccezionale sotto il profilo dell'abnegazione, della professionalità, del lavoro. Io, come ho detto prima, poche volte da giocatore o da allenatore ho avuto la fortuna di allenare persone di questo calibro qua, da cui poi scaturirà il giocatore, il gioco e tutto quello che verrà per sé, insomma, però partiamo da una base di livello umano di alto livello. Ecco, non giocare fino a metà settembre una gara ufficiale, cosa comporta? Può essere un vantaggio visto che sono tanti giocatori nuovi da assemblare? Beh, per noi sì, nel senso che comunque abbiamo un po' più di tempo, però abbiamo fatto comunque due test di Coppa Italia ufficiali, abbiamo incontrato la Fiorentina oggi, incontreremo l'Empoli più avanti, incontriamo la Vispesa la domenica, di partite di alto livello non abbiamo già fatte a sufficienza, quindi arriveremo senza alibi alla prima di campionato.